In località La Penna, nel comune appunto terranuovese, è in addirittura d'arrivo la realizzazione della variante dopo uno stop dei lavori. Siamo alla Penna, vicino a Terranova Bracciolini, dove c'è un cantiere dei lavori della variante che, diciamo, possiamo dirlo, è a buon punto. Sì, siamo alla fine. Spero che l'assessore Ruscelli, come è intenzione, ci faccia un bel regalo di Natale e alla fine dell'anno i lavori si chiudano. È tanto tempo che la Penna l'aspetta. È iniziato i lavori 4 anni fa, c'è stata un'interruzione per la defaillance della ditta, il problema dello spostamento del metanodotto della SNAM. Finalmente ci siamo, credo che veramente in questi mese e mezzo si possano chiudere i lavori. È importante perché la variante della Penna dà per la prima volta il centro storico a beneficio dei cittadini e dell'attività della Penna, spostando il traffico fuori dal centro abitato. Finalmente ci potranno essere nuove attività commerciali, la sistemazione dei giardini, c'è una bella comunità coesa, un circolo che funziona bene, Don Adalberto che ha ridato fiato alla parrocchia. Si finirà il campo sportivo della Penna, c'è già il finanziamento di 2 anni, per cui una frazione importante o più di 1000 abitanti che prenderà corpo e avrà lunga e impegno di vita. Il fagiolo zolfino è la festa di maggio, ormai è la festa di tutti il Valdarno, per cui è un'opera veramente importante e attesa. Sì. Un'opera importante, la raccomandazione del sindaco, ce la facciamo per Natale, sì. Io penso di sì, questa è veramente un'opera attesa da molto tempo, tra l'altro anche importante da un punto di vista economico, 1.900.000 euro è il costo dell'infrastruttura, questi 900 metri di variante che, compresi tra le due rotatorie, quella più a valle che è già stata ultimata e quella a monte che è in corso di conclusione in queste settimane, siamo proprio all'interno del cantiere, il secondo ponticello che rappresenterà la base su cui la rotatoria in direzione di Lauro Ciuffenna sarà realizzata. Insomma, un'opera importante che fluidifica il traffico, mette in sicurezza l'abitato della Penna e, unitamente all'imponente investimento in corso nel Fondo Valle, insomma, i 50 milioni di euro che conosciamo di investimento sulla strada regionale 69, farà sì che entro la fine dell'anno, per quanto riguarda la variante della Penna, e nel giro di qualche mese per quanto riguarda il resto dei lavori, il Valdarno conoscerà un sistema di mobilità completamente nuovo, moderno, che ci proietta direttamente sul futuro ma con i piedi ancorati al presente. Quindi il nostro Valdarno può crescere ora anche ulteriormente nello sviluppo economico, non appena riusciremo a intercettare la ripresa dalla crisi, insomma le infrastrutture ci saranno. Sì, insieme credo che l'impegno della provincia, insieme al comune di Terranova e agli altri comuni di Valdarno, è per reperire anche finanziamenti per la Bretella, le coste, Casello, perché veramente per l'ulteriore sviluppo di tutte le attività industriali di Fondovalle è veramente necessario. Sabato abbiamo avuto la visita nei cantieri del presidente Rossi, ci ha impegnato l'assessore Ceccarelli, credo che veramente ci sia la volontà di trovare i finanziamenti per i prossimi anni e andare anche alla conclusione, diciamo, completa e complessiva della nuova viabilità di Valdarno.